Un saluto a tutti e benvenuti al nostro primo appuntamento della domenica Caffè in Farm Crossplay, quindi con i follower del canale. Oggi inaugurerò una nuova sezione dedicata a Farming 22, che è appunto la sezione questa qui del crossplay. Hi everyone, welcome to our first appointment with crossplay followers Sunday in farm. Salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous avec Farming Simulator 22. Naturellement, avec notre premier rendez-vous avec le crossplay avec les followers du canal. E allora cominciamo un po' là. Eccoci qua. Perfetto, ci siamo. Allora, chi vuole entrare ovviamente in partita dovrà essere follower del canale, ovviamente. Ovvio, anche questo ovviamente anche per gli amici, quindi allora cominciamo a vedere un po' qualche contratto. Allora ne ho visti un paio, mietitura Felsbrun. Felsbrun dov'è? Allora, Felsbrun, se non ricordo male, dovrebbe essere il mulino, quello lì che si trova praticamente dove sta. Dove si trova la stazione, ecco, quindi l'ultima fermata. Ok, è tutto pronto e direi che possiamo anche andare. Proseguiamo, nell'attesa che qualche amico o amica voglia raggiungerci. Allora, cominciamo. Campo 25. Il campo 25 dove si trova? Vediamo un po'. Ah, ok. Quindi devo passare. Devo venire qua. Devo passare per la stazione, depositare e quindi mi serve. Vediamo un po'. Passa il treno. Forse avranno cambiato. Allora, andiamo al campo 25. Il palo, fratelli.
quindi noi in effetti dobbiamo consegnarlo qua. Dobbiamo consegnarlo qui praticamente alla ferrovia. Allora, il campo 25 si trova qua, sì. Stiamo facendo tutto in completa economia qua. Qua c'è l'ingresso. Willa Drift, buongiorno. Come stai? Occhio all'elettrico qua, perché il bot lo sai, è un po' pazzerello. Buongiorno, eccoci qua. Se vuoi aggregarti e hai farming 22, puoi raggiungermi sul server. Logistica 1 Twitch. In questo momento sono in crossplay, quindi se sei anche non da PC ma da console puoi partecipare. Sto appena iniziando questa mappa. Oppala. Ai ai ai. Molto in economia. E allora buongiorno a te caro Drift e buona carica batteria, carica caffeina. Allora, prima che mi dimentico, ti ha detto di prestare attenzione a... aspetta un attimo, fammi vedere nel quadro comando che cosa è scritto. Allora, quando scrivi we e metti troppe, lui ti ammonisce, diciamo così, ti fa presente che secondo il suo criterio, diciamo, insomma, non è proprio corretto. Anche tu giochi a... Ah, è vero, pure tu giochi a Farming 22. Mi avevo completamente dimenticato. Questa è alla fine. Il succo. Solo... Ah, che smuovo, no? Scusami, il succo della... Diciamo così, del richiamo del bot. Se vuoi venire in partita, vieni. Comunicare eventualmente puoi utilizzare il Discord qua. Basta entrare nel server. Se non sei ancora entrato, basta che vai nelle informazioni, poi trovi il link, diciamo così, il banner dove puoi venire qua. Allora, io questa qua in realtà la sto portando, diciamo, ex novo, perché questo format qua, quello del caffè in farm, domenica caffè in farm, l'ho portato sul 19 e l'ho portato su questa mappa qua. E devo essere sincero, questa mappa mi ha portato a fortuna. Mo, si dice essere scaramantici, porta non porta bene, insomma, diciamo che cavallo vincente non si fa, e quindi
pensato di continuare la serie della domenica mattina su questa mappa qui. E quindi anche sul 22 mi sto portando questa mappa qua. E diciamo che l'ho modificata giusto un'oretta fa, prima di entrare in live. Modificato, vabbè. Ho messo alcune cose giusto per iniziare, e poi ovviamente alternerò una volta crossplay, quindi per console, un'altra volta dedicherò una sezione, ma vedrò un pochettino, alla sezione PC. E questa è la situation. E allora qua mo stiamo partendo completamente in economia. Ho messo, poi dopo ti faccio vedere anche. Ciao, Sky Shadow. Come stai? Benvenuto in live, benvenuta in live. Qua con noi c'è l'amico Drift3131. Ok, non ci sono problemi, Drift, tranquillo. Io lo propongo perché diciamo che è stata un po' un'improvvisazione sta cosa qua. Non era programmata, quindi è per questo che diciamo così, vi ho preso un po' alla sprovvista. Mi sto abituando a fare gli onori di casa quando non ci sono i mitici moderatori. E quindi sto prendendo l'abitudine di fare gli onori di casa. Quindi di occuparmi un po' di tutto, di fare il tutto fare. Allora, Drift, ti voglio chiedere una cosa a proposito di questa mappa. Quando si portano i carichi a mulino di grano Felsbrun, quello lì praticamente sul tratto ferroviario, per prendere il treno si fa sempre davanti alla stazione, poi come si dice, si affitta il treno, perché io qui non ho visto il comando passa i treni. Quindi magari se mi dai conferma, se mi fai questa gentilezza così, diciamo così, preso al contrario. Ok, ah, grazie, SDJ, SD. Perfetto, ok, quindi devo andare. Ok, perché non avevo ben capito, quindi ok, quindi devo scaricare sui binari. Oh, grazie, SDJ. Bravo, noleggiare il treno, sì. Mentre invece nel 19 lo facevo automaticamente. Allora, poi io cominciamo, eh. Stiamo inaugurando questa nuova avventura. Giustamente, devo spiegare l'attrezzo. Chat, ancora una cortesia. Mica si sente il rientro dalla chat vocale del gioco, la voce? Sì, no, questa mappa qui la conosco, Drift. Era solo per... infatti ho lavato, mi sa. Ah no, quella del mercante. Ah sì, quello sta dall'altra parte della mappa, sì. Quella qua mi pare che ce ne sta ancora un'altra stazione ferroviaria. Sta nei pressi del chocolaterie, come si chiama? Chocolatier, quello che quando gli porti il latte paga bene.
Non l'ho messo questo comando. Comunque, se vuoi sapere se sto giocando da PC, sì, confermo. Ragazzi, una domanda, ma voi quale software utilizzate per fare lo streaming, se siete streamer? Perché molti ultimamente si stanno lamentando di un software, diciamo, molto blasonato a proposito dello streaming, e molto spesso va in crash. Allora, raga, se volete un consiglio da Zio Dab o da Fabrizio, io vi consiglio Gamecaster, è il software che sto utilizzando pure io, e vi do anche qualche motivazione, perché rispetto agli altri software avete un'assistenza, infatti hanno un canale Discord, stream Gamecaster, e praticamente qualsiasi problema avete li potete contattare lì. Quindi avete anche un'assistenza. Io li ho provati tutti, ma proprio tutti, i software per lo streaming. Guarda, Drift, se vai nelle informazioni della pagina. Ah, perché tu adesso stai. Aspetta, mo te lo mandi lì. Che tu stai da telefono. Allora, mo te lo mando subito subito il link. Allora, vediamo un po'. Ecco qua. Allora, ovviamente il software è gratuito, altrimenti non ve l'avrei proposto. È gratuito. Poi ho detto, qualsiasi cosa io ho riscontrato in un annetto, un paio di problemi tecnici, e praticamente gli sviluppatori, tramite un codice, vi vanno a controllare il software se ci sono eventuali errori, e loro praticamente vi risolvono il problema, o magari vi danno un consiglio. Addirittura mi hanno fatto provare anche il programma in beta, quindi ve li consiglio al 100%. Voilà, Federico carissimo, buongiorno. Federico Ten, facciamo un bel su a Federico. Ja? Federico Ten. Come stai, Federico? Buongiorno e buona carica caffeina qua. Ma qua in questo momento siamo in crossplay, ci sta l'amico Drift, poi c'è l'amico DJ, come si chiama? Fammi vedere. DJ S, mi pare. SDJ Shadow. Alla grande, stamattina ho inaugurato una nuova sezione qua di Farming 22. Infatti, in questo momento sto giocando. Ho aperto una partita in multiplayer. Eccolo qua. Ti ho presentato all'amico Federico Ten. Se siete streamer, ragazzi, diamoci una mano l'uno con l'altro. Federico Ten, so che anche lui ha iniziato a fare lo streamer. Quindi se qualcuno di voi magari, se vi volete scambiare il follow al canale, così magari diamo una mano a far crescere i nostri amici streamer, ma anche i nostri beniamini streamers. Comunque non so se è vera sta cosa, ma ho letto in un gruppo Facebook a proposito di Farming 22 che i mezzi usati sono i mezzi venduti in multiplayer. Ora al momento non so se sia vera sta cosa. L'ho data così una
sta notizia, diciamo, se qualcuno di voi sa se è vero o meno, se mi fa sapere, altrimenti andrò a vedere sui forum di Giants, e o meglio scriverò a Giants e chiederò di questa cosa, e eventualmente, anzi poi domenica prossima, se Giants mi risponderà, vi farò sapere l'esito di questa cosa qui. Per cui, qualora dovesse essere così, allora vendiamo i mezzi, almeno facciamo risparmiare qualcosina o qualcun altro, semplicemente se riusciamo a ricomprarli e riacquistarli risparmiamo, soprattutto per chi come me vuole iniziare a far crescere l'azienda in maniera graduale, soprattutto senza spendere un capitale. E allora credo sia un'ottima cosa. E allora, domanda molto molto complessa, un'altra ancora. Ditemi un po', qual è quella canzone che quando passa per radio voi alzate il volume o che vi piace molto? Scrivetelo in chat, mi raccomando. Way Drift, grazie, figurati. Non so cosa sia riferito al grazie, comunque. Ah, sì, vabbè, ovviamente, credo di aver ricollegato. Quindi seguitevi. Presidentissimo, buongiorno e benvenuto in questo primo appuntamento qua in Crossplay Caffè in Farm. Benvenuto, grazie per avermi dato l'ispirazione. Il mitico La Zappa Storta. E facciamo un bel su al Presidentissimo. Se vuoi puoi venire anche in game. In questo momento sono in multiplayer, molto in economy. E comunque ieri sera sono stato in live da La Zappa Storta e abbiamo fatto giro giro tonden per arare il campo 5. Mamma mia, non finiva più. Ah, vai tranquillo, vai allora. E allora io dicevo, per gli amici qua in chat, qual è la canzone che quando passa per radio, in generale quando l'ascoltate, alzate il volume o quantomeno vi fa, come dire, vi fa provare una sensazione strana, che può essere adrenalina, che può essere wow, mo ballo. Ditemi un po', ditemi un po'. Chat, a voi la parola. O la parola, che dir si voglia. A me per esempio ce ne sono diverse. Molte, molte, molte. Però una che mi suscita un po' di malinconia, diciamo così, ma nel senso buono della parola, è Children di Robert Miles. È veramente uno di quei pezzi che quando l'ascolto dico wow! E poi dici wow, mi ricordo in quell'anno, bello.
tutte queste cose qui. E voi ovviamente anche, vale anche per brani più recenti, perché per esempio un brano più recente, non so se lo conoscete, si chiama Andrea Sannino, è un cantautore napoletano, e la sua canzone è Abbracciame. Poi ovviamente senza voler sminuire il grandissimo Pino Daniele, voglio che ve lo dica a fare. È una delle canzoni di Pino Daniele che nell'ultimo periodo ascolto tantissimo, è Ossaie come fa o core. E poi invece la canzone che solitamente utilizzo, che ascolto prima di andare in live, si chiama Ballerino, ma non quella del mitico Lucio Dalla, anche quella mi piace, ma si chiama, l'artista si chiama Tony Tammaro. E se volete potete andare a cercare su YouTube, forse voi lo conoscete. Per due canzoni, anzi forse tre più conosciute. Una si chiama Patrizia, un'altra si chiama O Tre Rote, che sarebbe l'ave cartella Piaggio, e un'altra invece mi sono scordato qual è. Ah, Super Santos, ecco. E anche lui un artista napoletano, per farvi capire, Checco Zalone, no? Ecco, diciamo che Tony Tammaro è dall'88-89 che ha creato, è sulla scena, quindi diciamo che forse qualcun altro avrà preso un po' di ispirazione, o quantomeno, insomma. Don't Stop Me Now, quella pure è bella. Scarichescion. È bella soprattutto quando ti devi alzare, la zappa storta, quella secondo me è ottima come suoneria quando ti devi svegliare. La metti a palla, magari il telefonino, o la sveglia, la colleghi alle casse con il subwoofer, anche quelle lì da computer, e vai col tango. Ragazzi, allora 1, 2, voilà. Sono tornato. Ok, allora continuiamo qua. Il trabacco, o trabajo, come dicono gli spagnoli. Tutto ciò. The Queen, allora la canzone che a me piace The Queen in particolar modo è Bohemian Rhapsody, ma c'è pure Innuendo, però le canzoni, i brani dei Queen sono spettacolari, vero? Gran bel gruppo i Queen. Avevano Freddie Mercury che praticamente aveva un'estensione vocale
assurda, assurda nel vero senso della parola, nel senso buono della parola. Perché poi la cosa bella è che Freddie Mercury poteva spaziare da un genere all'altro, cioè tipo dall'opera al rock, quindi rock opera. Ah no, talebano. Anzi, perdono, scusa, la zappa storta. Ti trovi con me? Chi ne capisce un tantinello di musica e sa 2 ottave, 3 ottave, che cosa significa, insomma. Freddy era una grande voce, un po' come Alex Baroni. E diciamolo tutto, all'epoca non si utilizzava l'autotune, quindi le voci erano così, originali. E un'altra bravissima artista italiana, ma veramente intonata, si chiama Elisa. Voi la conoscete come, mi pare che cognome è Tomfoli, mi pare. Elisa, quella lì di Flowers, o quella lì di Luce a Nord-Est di un Sanremo, mi pare 2002. Bravo, bravo. Ecco, per esempio, lei è molto molto intonata, io lo dico, eh. Infatti la sigletta che ho fatto al mitico gruppo La Zappa Storta, beh, a parte che l'ho fatta, l'ho registrata da seduto, e quindi un po' di scarsa intonazione si percepisce, la percepisco in alcuni punti. Però lei, caro La Zappa Storta, lei è veramente intonatissima. E poi te ne accorgi soprattutto nelle live. Durante le live te ne accorgi proprio subito che so brava, brava, veramente nel vero senso della parola. E soprattutto che non cantano in playback per essere intonate. Veramente un artista che, quando all'inizio, a mio cugino Salvatore, mi ha detto: Fabri, guarda che sta l'unica cantante intonata veramente è lei, Elisa Toffoli. Disse: Azz. E allora, diciamo, da buon persona curioso, eppure soprattutto per verificare, ma non perché uno non si fida, ma a volte uno può sopravvalutare un artista perché gli sta simpatico o perché magari per altri motivi, e quindi magari non è obiettivo. E quindi ho verificato ed effettivamente Elisa è intonatissima. Ma tu lo sai che io lei insieme a Luciano Ligabue, io l'ho scoperti negli anni 90. Allora, Luciano Ligabue con Balliamo sul Mondo l'ho ascoltato per la prima volta al Cantagiro. Se non ricordo male, era il 91, insomma era tra il 91 e il 93. Elisa invece molto spesso partecipava alla trasmissione di Red Ronnie, mi pare che si chiamasse Roxy Bar, una cosa del genere. No, aspetta, no, non è Roxy Bar, era un'altra, mi pare Help, sì, mi pare Help, si chiamasse il primo programma di Red Ronnie. E io lì pure l'ho scoperta quando all'epoca era una perfetta sconosciuta, ma brava. Infatti in quel periodo cantava Flowers. Flowers, and I'm walking through the bomb, walking through the bomb. Dice: mamma, questa è proprio brava. Però le prime volte che l'ho sentita cantare, dice: ma questi in inglese. Poi quando Red Ronnie l'ha intervistato e disse: cacchio, ma questa è italiana.
Perché per voi, diciamo così, un po' più giovincelli, dovete sapere che all'epoca, perfetto, Roxy Bar, per voi che siete un po' più giovincelli, all'epoca non esisteva YouTube. E allora c'era MTV Music Television si chiamava negli anni 80. E poi c'era la trasmissione di Red Ronnie, e poi facevano il Cantagiro, c'era il Festival Bar, quindi diciamo che oltre al Festival di Sanremo c'erano questi programmi televisivi qui. E quindi bravissimo, Telemonte Carlo 2, esatto. E quindi gli appassionati di musica come me, perché all'epoca, diciamo, mi approcciavo a questo amore folle per la musica. Infatti iniziamo a suonare la mia prima tastierina elettronica, una Bontempi System 5. E quindi facevo una scorpacciata di musica. E queste Elisa l'ho conosciuta appunto proprio grazie al mitico Red Ronnie, che poi da Red Ronnie sono passati tanti bravi artisti che mo attualmente qualcuno ancora, diciamo, è molto conosciuto, qualcun altro un po' meno. Però di Elisa mi ricordo perché mi rimase impressa questa voce morbida, morbida e allo stesso tempo potente, ma gestita bene. E infatti sono rimasto sbalordito. E infatti, se non ricordo male, lei molto spesso se mi dai conferma anche tu la zappa storta, mi pare che molto spesso veniva invitata da Red Ronnie, perché io non ricordo di averla vista una sola volta, ma più volte mi pare di averla vista nel programma di Red Ronnie. È stata una cosa straordinaria, aiuto. Indonatissimo veramente. Io poi diciamo che come boh, la maggior parte di noi, quando si è un po' più acerbi per quanto riguarda la maturità musicale, solitamente si segue un solo artista. Poi crescendo, diciamo così che avviene, chiamiamolo metamorfosi, no? Diciamo che nella nostra mente avviene un qualcosa che ci permette un attimo di poter scindere dalla simpatia dell'artista, e quindi col tempo ho iniziato ad apprezzare Luciano Ligabue, con Balliamo sul mondo, Cantagiro, poi se volessi dirvi il nome di un gruppo che diciamo l'ha quasi cavalcata, non dico tutti gli anni 90 ma quasi, che erano gli 883. Qualcuno di voi li conosce con Hanno ucciso l'uomo ragno, qualcuno con Come mai, Nord, Sud, Ovest, Est è stato un tormentone tra l'altro. E mi sono appassionato a diversi artisti. E tu, caro la zappa storta, a parte i Queen, che mi è parso di capire che anche tu sei un loro fan, c'è qualche altro gruppo che ti è piaciuto? Diciamo così, sei rimasto fedele a quella musica, anche se c'è da premettere che i Queen erano dei geniacci. In una canzone ti tiravano fuori due o tre tonalità, quindi questa è una cosa che non sapevo, ma che l'ho scoperto per caso riguardando alcuni video degli 883, le sorelle Yezzy, ovvero Paola e Chiara. Avevo scoperto che erano le coriste di Max, cioè Edward Nupok, e all'inizio non sapevo chi fossero. Infatti,
Avevo acquistato anche all'epoca la videocassetta degli 883 quando incisero North-South-West-Est, i videoclip. Però sai, uno non è che quando c'è non presta molta attenzione a certe cose. Allora c'era il video con Fiorello, come mai cose, e poi ci stava questa qua che mi ha fatto notare la zappa storta. Però questa qua delle sorelle Yezzy è più nell'album Jolly Blue. Infatti è lì che ho visto, le ho riconosciute. Ho detto, ma che sto, ma pare che sono Paola e Chiara. E infatti, andando a spulciare su Google, mi diede la conferma che erano le sorelle Yezzy. E solitamente, allora, vediamo un po'. E quando l'ho detto è riconosciute, alla faccia del bicarbonato di sodio. ho detto questa espressione, ho detto, ah, sono loro, niente di meno, brave entrambe. Senza poi, ok, vai tranquillo Zappa, grazie a te per essere passato in Lives, come dice il mitico Macho King, e puoi anche fare un po' di pubblicità al tuo canale, ovviamente. Io ho qua quasi finito sto contratto, ma devo soltanto andare a scaricare la Miti Trebbia. Come dice il grande medicaccio che saluto. Oh, capparoggero. Grazie ancora, carissimo, la zappa storta, presidentissimo. Buona preparazione di carica pappatoria e buona continuazione. Vai live oggi? Mi pare che sarei ospite, giusto, se non ricordo male. Ok, allora adesso devo andare a scaricare. Allora, Felsbrun, e quasi quasi prendo pure questo. Campo 8 sta dall'altra parte, ok. Andiamo subito subito a noleggiare il treno. Ma che stanno sul circuito di Formula 1? Lascia miseria, cioè, non so quante tonnellate questa l'ha fatta. La macchina l'ha fatta, sta quasi di ribaltarsi. Allora, adesso andiamo come a fare come ci ha suggerito. Ci hanno suggerito prima. Quindi dobbiamo andare alla stazione e prenotare il treno, quindi bisogna ricordarsi. A proposito, qua mi pare che la zappa storta ha trovato qualcosa, non vorrei sbagliare. Da qualche parte qua, nella sua Olives, un pezzo di formaggio, non so che cos'era. Sono una giostra. In quest'area qui comunque ci dovrebbe essere un posizionabile qua, non so, gli oggetti da cercare. Vediamo se sta qua. Ricordo soltanto che stava su un'altalena. No, non sta qua. Ai ai ai. Ah, ok. Allora mo faccio così.
scarico il mezzo e se mi date una mano a cercare i posizionabili, le case di sopra, quindi tu dici quelle lì che stanno alla nostra destra, anzi quasi quasi, visto che ci siamo, mi allungo un attimo, scusate. Bella questa erbetta, bella questa erbetta, rarari, rara. Ops. Però sto campo è abbastanza pianeggiante. Potrebbe essere un ottimo campo da acquistare. Ops. Allora. Ok, scusate, giovani. Si è fermato un attimo il trattore. Allora, vediamo un po'. Questo è come Ass Flipper, ha bisogno di dei lavori qua. Allora, qua non l'ho trovato. Andiamo a vedere qua a fianco. Mamma mia. Ho fatto un parcheggio roba da ritiro da patente qua. Oh, si è incastrato. Vai. Qua sto trattoriello tiene una forza esagerata. Trattoriello. Scusate un attimo, signore, scusate un momento. Eccolo qui, il fromage, ho trovato il fromage, voilà. Come si fa a prendere? Avvicino la mappa, raccogli, ecco qua, oh, abbiamo recuperato. 10.000 euro e sono sempre soldini. Andiamo a scaricare poi. Andiamo alla ricerca dell'arca perduta. Ma cioè questo con sta macchina, ma dai passa. Ehi, c'è bisogno di spingere. Ma tu guarda come sono indisciplinati, io non lo so. Allora, adesso dobbiamo andare a scaricare il mezzo. Allora vediamo se dobbiamo scaricare sui binari o se eventualmente sì, dobbiamo scaricare sui binari. Ai, speriamo che non arrivi il treno. Ok, allora mo scarico un attimo il rimorchietto qua e poi vado a dire la chiesa. Trenino, stai lontano, mi raccomando. Nubnimo. Colza. Trenino, no, non toccare il filo. Non devo scaricare sul binario, perché solitamente almeno
Così ha funzionato anche sulle altre mappe. Purtroppo la chat mi arriva con un po' di ritardo, quindi vi chiedo scusa se non rispondo velocemente. Ah, perfetto, ok, allora. Noleggiamo il treno. Ah, sta arrivando. Oh, però è veloce. Ah, questo mi arriva in retromarcia, mi sa, eh. Eccolo qua. Ah, stava dietro l'angolo. Ottimo. Scusi. Mi dà un passaggio? Ya? Yeah? Grazie. Allora, apriamo il bocchettone qua. Ok. Ora diamo un'occhiata. Allora, il... più indietro mi sa. Inizia riempimento. Allora. Colza. La finite? Ok. Perfetto. Partenza. Allora, adesso diamo un'occhiatina qui intorno. Certo che scaricare sui binari, mamma mia, è proprio una cosa, insomma, pericolosissima. Ho visto un trigger su quella banchina, devo vedere. Di cosa si tratta? Allora, diamo un'occhiatina qua intorno. Qui non c'è. Qui non c'è. Le fromage. Je suis en train de chercher le fromage. Il doit être quelque part. Sur ce côté-là. Allora, qua non c'è. Quindi mo facciamo così. Usciamo dalla stazione e vediamo un po' se c'è nella zona della chiesa qua dietro, come ci ha suggerito l'amico Driftata. Ah, ok. Allora, siccome devo andare là perché c'ho il contratto sul campo 8 e l'8, mi pare che sta di là. Sì, ok, perfetto, allora ci possiamo anche avviare. K Roger, così facciamo l'utile e dilettevole. Non male questo trattore. Non l'ho mai preso, nemmeno su Farming 19. Ma devo ammettere che è veramente robusto, eh. Mi sta
sta veramente mi sta meravigliando. Allora, arriviamo a Campotto e diamo un'occhiata alla stazione. A stazione. Stazione, eccola qua. Silos, questa è stazione di Grana. Granit. E questo è il campo che ieri ho arato nella partita della zappa storta, il campo 3, e che ci è voluto, con un aratro da 3 metri. Ci sono volute giusto, giusto, mi sa, un'oretta mi sa abbondante. Poi mi è venuto ad aiutare lui, il mitico la zappa storta, e quindi abbiamo recuperato in un pochettino di tempen. Ingress, ingress, più avanti. Dovrebbe essere qui. Eccola qua. Lucambo 8, sta qua. Allora, questo lo fermo qui. Poi andiamo un attimo alla ricerca del formaggio perduto qua. E che sono soldini, 10.000 euro. E scusami se è poco, come direbbe il grande Totò nella famosa lettera di Totò e Peppino alla ballerina che poi era la fidanzata del nipote Giovanni, Gianni. Allora, cominciamo a dare un'occhiatina qua. Mi sembra di aver visto qualcosa qua. Eccolo qua. No, non dimmi che sei buggato. Scia miseria. Un colpo d'occhio. E giuro che non ho mai. Non sono mai entrato su questa mappa. Ma il colpo d'occhio, il senso dell'osservazione è così. Quando è spiccato, noti le differenze. Però effettivamente questa stazione qua l'ho l'avrò guardata almeno un migliaio di volte. Prendiamolo un po' più largo, vediamo se non mi fa affondare un'altra volta. Oh, ovvi altre 10, ok. Adesso continuiamo. Ce n'è ancora qua. Questa la corsa mi può servire. E allora mo faccio un salto in farm. Ah no, non lo posso scaricare. Non lo posso scaricare e me lo vado a vendere. Eh sì, allora. Boh, andiamo un attimo a posizionare la lama sul carrello. E poi vediamo. Un po', prima un po'. Perché mo questo mi torna sempre utile. Eh sì. Però se il prezzo è buono si può anche vendere. Buona carica fino a tutti. Ah, mi sono scordato che il verso è dall'altra parte. Chiudiamo tubo. Chiudiamo tubo. Ma aspetta, ma io l'ho finito il contratto. Ah, quell'altro là già è finito, giusto. E non mi ha pagato. Mi ha pagato. In economia. Beh. Eccolo qua. Allora, andiamo sul campo. Allora, che devo fare? Vediamo un po' il punto vendita innanzitutto.
Allora, colza. Colza, colza, colza. Felsbrun. Ok. Vabbè, andiamola a vendere al supermercato, sta qua vicino. È vero che mi pagano 200 euro in meno, però... O no? Ma sì, dai. Il contratto mi aspetta. Drift in quest'altra area qui c'è qualcos'altro? E quello lo fa automaticamente. In effetti per settare questo programma qui, tu parli di Gamecaster, giusto? Ho capito bene? Gamecaster è autoconfigurante. Tu una volta che lo colleghi, quando fai l'accesso ti chiede a quale account lo vuoi collegare: YouTube, Facebook, Twitch. Tu lo colleghi al tuo account Twitch e non devi fare nient'altro. Poi metti crei le scene dove tu puoi mettere anche degli overlay, tutte queste cose qua. In effetti tu non devi fare niente, devi soltanto inserire la tua mail e poi quando lo colleghi al tuo account di Twitch e poi fa tutto da solo. È proprio semplice, semplice, semplice. Poi se hai bisogno, insomma, non ci sono problemi. Però, ti ho detto, è proprio semplicissimo. Grazie capo. Allora, il supermercato sta... aspetta che mi sono perso dall'altra parte della strada. Eh sì. Ok, vediamo un po'. Accostiamo con le quattro frecce. Ups. Allora, vediamo un po'. Cominciamo dalla parte qua. Vicino alla chiesa, ok. Ah, sui fiori, ho visto una macchia gialla, ho detto. Che cos'è qua? Sulla panchina, eccola qua. Ottimo, e il colpo d'occhio è stato rapido. Grande drift. Ah, adesso il trigger l'hanno messo all'esterno. Ah no, questo non è il cioccolatino. Ah, questo è il case. Case Reich. La caseificio. Ma qua non sono mai venuto a scaricare il caseificio. Solitamente offriva molto di più il l'industria del cioccolato lì. L'autoradio a cassette. Drift, tu l'hai mai visto un'autoradio a cassette? Tipo quello lì, io sì, io sì. Prima che arrivasse l'autoradio con l'autoreverse.
So auto reverse. Ok, allora mo mi accosto un attimo qua. Allora tu c'hai più o meno la mia età. Siamo quasi coetanei, va? Diciamo che pure tu hai vissuto gli anni 90 in adolescenza, va? Se così vogliamo dire. Allora, vediamo un po'. Sembrano nascosti in un mondo impossibile. Il formaggino. E beh, ovvio. Abbiamo resistito, siamo resistiti all'esplosione della centrale nucleare di Chernobyl. Non so se te lo ricordi, ma in quel periodo non si poteva bere latte e queste cose qua. Ora non so se ricordo male, però mi pare che è una cosa del genere. Un sacco di restrizioni in quel periodo. Ah, quindi sei classe 80? Ah, quindi beh sì, l'80 sì. Ci sta che li hai visti, ma per qualche anno, perché poi dopo sono usciti quelli lì tutti digitali. In città? Ti ricordi più o meno in che area? Facciamo così, completo il contratto questo qua sul campo 5 qua, 8 anzi 8, e poi dopo andiamo a cercare l'altro pezzo in città. Poi all'inizio degli anni 90, ritornando al discorso dell'autoradio, poi sono usciti i primi autoradio con l'auto reverse o auto reverse e con il primo Dolby B, e quelli costavano una cifra, costavano l'auto reverse, che non dovevi più schiacciare il pulsantino, prendere la cassettina, rigirarla, fare tutto da solo così. E poi le audiocassette. Ah, ok, quindi più o meno te le ricordi queste. Eri più piccolini, io c'ho qualche anno in BAT, però diciamo che siamo lì. 86. E quindi sì, diciamo che le hai visti gli ultimi esemplari in via di estinzione, che poi tra l'altro erano anche belli robusti queste autoradio, che all'epoca mi pare che erano fisse, poi dopo negli anni 90 hanno messo la plancia che si alzava, le impugnature e si sfilava il pezzo intero. E poi alla fine ci sono usciti quelli lì che con il frontalino estraibile, con i primi CD. Questo è mo lo deposito qua. Sì, lo sto depositando. Ok, mo deposito qua poi.
Verrò a riprendere la corsa. Perfetto, anche il clacson funziona, ma qua mi sa che devo fare inversione di marcia, sì, perché io devo andare sul cambo 8, ecco qua, molto maneggevole sta drive, devo dire la verità, c'è anche un ottimo angolo di sterzata, rispetto anche alle più grandi. Grazie a te, Drift. Grazie a te per avermi onorato della presenza in Lives. E quando vuoi, a disposition. Buona continuazione di giornata, buona domenica e buona carica batterie. Carica pappatorie in questo caso. Grazie ancora per avermi onorato della tua compagnia. Grazie a te, una buona continuazione e grazie ancora per avermi fatto compagnia, una grande compagnia. Un abbraccione. Allora, il verso della lama è questo, altrimenti avrei dovuto fare un macello. Tu guarda come si usura bene il materiale, guarda la vernice. Mazza, mi hanno fatto un lavoro bello, proprio. Complimenti agli sviluppatori, hanno fatto un lavoro a fine Roma. L'usura selettiva, e beh sì, il materiale che entra all'interno, questo è il cassone di carico, eh sì. Ma hanno fatto un grandissimo lavoro, hanno fatto. Allora, io faccio così, mi creo il varco. E iniziamo a lavorare sul terreno, sul campo 8. E quindi salutiamo l'amico Drift3131 che è passato in live, ovviamente. Voglio ringraziare tutti quanti voi che in questo momento mi state facendo compagnia in live qui su Twitch. E naturalmente ringrazio tutti quanti voi che state guardando questo video in replica su Twitch e anche su YouTube. So I want to say thank you so much for making me a good company during my live streaming, and thank you so much if you are watching this video. I rerun here on Twitch and on YouTube as well. Thank you so much. Thank you so much. Alors, je vous dire merci à vous que vous êtes en train de regarder dans ce moment-là en direct sur mon canal YouTube. Pardon. ici sur Twitch, naturellement. Merci beaucoup à vous que vous êtes en train de me regarder en réplique ici sur mon canal Twitch, et naturellement à vous que vous êtes en train de regarder cette vidéo sur mon canal YouTube. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et alors, approfitto per ringraziare tutto quanto voi che in questo momento mi state facendo compagnia durante questa diretta Kangop a Twitch, ma ovviamente ringrazio a voi che state guardando questo video in replica sia Kangop a Twitch che ovviamente a due canali YouTube mio. Grazie assai, voglio.
416.000 euro, ho speso un bel po', ho speso quasi la metà. Però mo dobbiamo recuperare, dobbiamo iniziare a prendere e mettere le galline nel pollaio, perché poi vi farò visitare anche, diciamo così, l'area che per il momento ho allestito. E per il momento, dato che ho ricominciato la partita con la difficoltà media intermedia, ho acquistato l'area della fattoria della farma, l'ho riadattata a quelle che sono le attuali esigenze, quindi significa cercare di guadagnare un po' di soldini dalla produzione delle uova e quindi poi man mano iniziare ad investire, e vedremo un po' nel corso di questi appuntamenti della domenica come è meglio poter far crescere l'azienda. Eri la reginetta di tutta Baia Domizia, Patrizia. Il tubacchiello sta aperto. Ok, qua è dove abbiamo fatto il varco, anche se qua non serviva un granché, perché il campo è alle sponde larghe, quindi diciamo lo spazio di manovra c'è. Questo qui in realtà andrebbe fatto soprattutto quando il campo ha i bordi stretti e quindi il mezzo potrebbe avere difficoltà nel immettersi in maniera più o meno dritta nel campo e quindi iniziare i lavori in maniera corretta. So I created a pass through on the first part of the field for having a better maneuvering space. That will give you a hand in the fields where the space is not enough to do maneuvering. With all the space that you need, so you have to cut the first part of the field, and then you will be you will have an easy way to move on the first part of the field. Sorry about my bad English, I know. Et alors, je disais que j'ai coupé dans la première partie du champ, j'ai fait créer un passage. Je le fais surtout quand les champs sont très petits et on n'a pas l'espace pour faire les manœuvres avec les machines. Donc, on doit faire un petit coupe du champ, et puis vous allez bien vous faire de l'espace pour faire les manœuvres. Arthur
Verzug Schachthaus. Non so se questo si legge. Verzug. Ver lontano. Zecht Haus. Mamma mia, il tedesco è una lingua molto complessa da capire. Veramente molto ma molto complessa, molto particolare, questo dobbiamo dirlo. Qui, qua sto lasciando il baffetto di ghisa qua. Allora, le galline mi pare che i semi di soia deve dirmi, perché se è così quest'ultimo carico lo vado a depositare. Ah, che stupido. Ah no no, dopo me lo vado a vendere questo qua, sì sì. Off camera mi vado a vendere la parte residua del raccolto dell'altro campo. E vediamo di recuperare qualcosina da usare alle sword. O meglio, sì, non serve alle galline, perché devo iniziare a mettere su le gallinelle. Kaiman carissimo, buongiorno e ben ritrovato. Kaiman KK. Bonjour Kaiman, bienvenue dans la direct. Oh, anche il medico Kaiman ha giocato a Farming 22. Kaiman, se vuoi, io sto ancora per, penso, una decina di minuti qua sono su Discord. Se vuoi puoi passare anche nella chat vocale. Insomma, me la cavicchio con un po' di inglese, un po' di francese, l'italiano più o meno, il napoletano. E questo è, ah, diciamo che non so se ti ho raccontato del perché faccio la live in quattro lingue, compreso il napoletano. Ah vabbè, non fa niente. E quindi te l'ho mai raccontato di come è venuto fuori sto fatto che faccio la live in multilingue? Io lo chiedo perché tante volte l'ho già detto. E quindi, ah ok, allora all'inizio lo facevo solo in italiano. E quindi tu sai, all'inizio i primi follower solitamente sono quelli del, ups, della tua, del tuo paese. Quindi in questo caso qua la maggior parte erano italiani. E quindi uno non si crea il problema. All'inizio proprio non usavo né webcam né microfono. Diciamo che poi crescendo, iniziando a conoscere anche amici streamer, ho iniziato a utilizzare il microfono. Quindi ho iniziato a comunicare. Diciamo che una volta che sono arrivato alla quarantina di follower, per scherzo, e dico per scherzo, ho iniziato a parlicchiare un po' in inglese, così. E mi inizia, poi sono iniziate le iscrizioni, i follower anzi, al canale, e notavo che iniziavano a scrivere chi in inglese e in francese pochissimi, la maggior parte scrive in inglese. E allora ho detto, siccome non voglio far sì che nessuno si senta escluso da queste live, e siccome io ho l'abitudine di descrivere, quindi cercare anche di dare una mano a giugno, quando ho preso l'affiliazione, ho detto, sai che c'è di nuovo, vediamo come va, facciamo la live in multilingue, mettiamo l'inglese e vediamo come va. E sono aumentati i follower. Poi sono andato a vedere
descrizione del canale ho visto che alcuni di questi mi seguivano da delle regioni in cui si parlava il francese e quindi ho integrato il francese. Per quanto riguarda la lingua napoletana, questa è nata ancora più per gioco e per scherzo. Praticamente è capitato una volta che è venuto Jason Farm, non so se lo conosci, è venuto in live, mi è venuto a salutare sempre qui alla Domenica Caffè in Farm e praticamente ho iniziato a dire qualche parolina in napoletano e ho notato che alla chat piaceva, insomma si divertiva. Parole ovviamente non scurrili, ecco, ma sempre pacate. Poi mi sono messo a descrivere quello che stavo facendo in lingua napoletana. E poi, siccome ho visto che iniziava a piacere e notavo che faceva sorridere sta cosa, ho detto: sai che c'è di nuovo? Mo' quando è settembre, inizio le live, le cerco di farle in multilingue e ci metto pure in napoletano. E infatti, con il napoletano, con la lingua partenopea, noto con gran piacere che, insomma, risulta divertente e gradevole, oltre al fatto che, diciamo così, sto creando e sto inventando un nuovo genere che si chiama il soft gaming. E un soft gaming arrivando a sodo non è altro che un modo di fare che praticamente permette a chi guarda di rilassarsi. Oh, ma figurati, io l'ho detto, no, che mi si è offeso, anzi, a me per esempio quando qualcuno mi scrive: sai, mi sono rilassato grazie alle tue live, mi addormento, a me mi fa piacere, anzi, perché lo scopo è quello proprio di rilassare. E poi ovviamente la curiosità, diciamo, mi fa piacere. Ovviamente la curiosità si intende quella che si limita a quello che è il virtuale. Poi quando qualcuno inizia a fare domande un po' più personali, diciamo che declino l'invito, ecco, mi ritengo una persona riservata, però mi piace anche seguire e cercare di fare cose diverse, anche perché ci sono i big streamers che fanno milioni di followers, milioni di visualizzazioni, e quindi per cercare di creare qualcosa di alternativo mi sono inventato questa cosa qua del soft gaming, e quindi pare che al momento sta iniziando a essere gradita. Grazie Kaiman, mi fa piacere, mi fa enormemente piacere. Uso questo tono di voce anche per un fatto di educazione, perché parte che entrare in casa di qualcuno, quindi anche nel dispositivo di qualcuno, e mettersi ad urlare o quantomeno a parlare con un tono di voce abbastanza alto, relativamente mi sembra corretto. Cioè, come quando uno arriva a casa di qualcuno e si mette ad urlare, non mi sembra il caso, per cui utilizzo questo tono di voce così. E poi anche perché se io devo fare live da 2, 3 o come è capitato in altre occasioni da 4 ore e mezza, io la voce la perderei. Per cui questa è un'altra cosa che serve anche per evitare di dar fastidio, insomma. Kaiman, il mio consiglio è quello di riguardare le tue live, se fai le live o i tuoi contenuti. Io personalmente lo faccio. Non lo faccio per vanità, ma lo faccio per cercare di migliorare, perché quando sei in diretta tu sei preso da tante cose, sei preso dal gioco, sei preso dal fatto che devi controllare che
non ci siano intoppi tecnici. E quindi, siccome l'attenzione è molto alta, non devi evitare di stressare, di stressarti, magari di evitare di fare lo stesso errore. Io mi vado a riguardare la live e dico: ah, però a questo punto qua, per esempio, ho utilizzato il tono di voce troppo alto, quindi in questa situazione qua la prossima volta devo cercare di stare così, come, che ne so, se qualcuno magari è un po' scostumato, poco, utilizza poco tatto durante una live, e magari ci sta pure il momento che non riesci a proprio a trattenerti, e quindi siamo esseri umani, per cui ecco, si cerca sempre di mantenere un certo contegno e un certo aplomb, come dicono quelli che parlano bene. E quindi per questo è importante anche guardare le proprie live, ma anche cercare spunto da altre persone. E ovviamente, se prendi spunto, che ne so, per il modo di portare un gioco, o magari una notizia l'ha presa da un altro streamer, secondo me, come faccio io, non mi crea il problema di dire che, ad esempio, questa cosa qui l'ho scoperta nella live di Kaiman 850. E a proposito di Kaiman 850, per voi che state guardando in diretta questo video, o per voi che lo state guardando in replica qui su Twitch e su YouTube, se non l'avete fatto ancora, vi invito a passare nel canale di Kaiman 850 a lasciare un bel follow, che non vi costa nulla, fate crescere un canale. Ovviamente, se vi piace il mio modo di creare contenuti e siete entrati in maniera curiosa in questo canale, vi invito a lasciare un bel follow al canale, sia qui su Twitch che naturalmente sui miei canali social. E il bot? Allora forse ho sbagliato il comando. Vediamo un attimo. Allora, vediamo un po' se funziona così. Non l'ha preso. Ecco qua. So I was talking with my friend Cayman 850 about why I'm trying, why I talk with low voice, and I explained him a few words about my story, and I was saying that while we go in a house, in a home, while I go in a device, it's like a home, it's like a house. So I am guest, and if I am guest, I cannot and I will not speak with a high tone of voice, because it will be not polite, and will be not really agree. And so, and I do this as well for not stressing the voice, because sometimes I usually do live streaming for more than 2 hours, a couple of hours, and so I will save my voice. And I will look better, and I do this as well because I am trying to invent a new contents, a new category that I called
soft gaming, and the goal of this new way to create contents here on the web is letting you feeling relaxed while watching my contents. And so that's why I talk to you and I try to communicate with this tone of voice, smooth, and I hope very relaxing. Alors j'étais en train de parler avec l'ami Cayman 850 à propos de pourquoi je parle avec ce ton de voix si basse, et je lui dis que je le fais pour épargner la voix naturellement, et puis parce que ça, pour moi, ça c'est une forme de politesse. Donc entrer dans un dispositif, pour moi c'est comme entrer dans la maison d'une personne, et je peux pas crier ou faire ce que je veux. Et donc c'est pour ça que je suis en train de aussi de créer un nouveau format qui s'appelle Soft Gaming. Et le but de ce genre de création, c'est celui-là, de vous faire relaxer. Et voilà, c'est tout. E ovviamente nella lingua napoletana stavo spiegando all'amico Cayman 850 perché parla così, e poi soprattutto commentato soft gaming, che proprio soft gaming in effetti è un modo di fare diretta, un yoga, una cosa, ma con un tono di voce un po' più garbato, un po' più educato, no? Perché a parte che è un soft gaming, lo scopo è questo nuovo modo di fare. Questo nuovo modo di fare, appunto, crea i contenuti in coppa a internet, è proprio che gli fa rilassare chi guarda una diretta o chi si guarda un video mio, piuttosto che un'altra cosa. E poi perché praticamente mi pare inopportuno il fatto che uno pare uno scostumato, no? Perché poi un cellulare, un computer, la PlayStation, quindi un dispositivo, per me è come se fosse una casa. E quindi si tratta di una casa, uno mi mette a lucca, e dopo chi dice, ma chi sta con me scostumato? No, siete d'accordo con me? E quindi dice, ma chi si parla, ma chi sta i genitori che ci hanno imparato? E quindi io cerco di parlare così, perché è un modo più educato secondo me, eh? E quindi a così uno dice, non basta per una persona che è scostumata. E quindi non solo per questo, ma proprio perché sì, ma capita, o mi avesse capitato che già fa una diretta per 4-5 ore, come mi è capitato poche volte, e la voce rimane senza voce. E quindi è per questo che io tengo questo tono di voce un po' più bassa, ma diciamo così, un po' più rilassante, proprio per questo motivo qua, proprio per evitare di perdere la voce, e poi pure per non evitare di sembrare scostumato. E questo è Wayu. Comunque approfitto ancora per ringraziare tutti quanti voi che siete passati a farmi un saluto, e anche se virtualmente stamattina,
mi sono un po' più concentrato sui lavori quasi contratti da fare perché ho ricominciato. Qui su Farming 22 la mappa è in grande, quindi c'è stato. DFM 13 milioni e 102.002 Dennis Macchia ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Grazie mille, DFM Dennis Macchia. Benvenuto in live, benvenuto nel canale e grazie per il follow. Noi in questo momento ci troviamo sul nostro canalicchio qua, ci troviamo sulla Ellengrand. Come stai? DFM, mi sembra di conoscerlo questo nick, mi sa che sei famoso. Come stai innanzitutto? E grazie ancora per il follow e soprattutto per aver scelto di onorare della tua presenza in questo canale. E qua noi siamo quasi per terminare il lavoretto qua su questo campo. Anche tu giochi a Farming? Dennis? Ti ho chiesto Farming perché poi magari non nel 22, ma magari poi giochi al 19. DFM 13 milioni e 102.002 Dennis Macchia ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille, Dennis. Grazie, grazie, grazie. Ottimo. Grazie per il raid. Benvenuti a tutti. Grazie ancora a Dennis. Mi auguro che il soft gaming, che il format che sto cercando di diffondere, di creare, di inventare, possa essere di vostro gradimento e soprattutto che possa risultare particolarmente rilassante. E allora Dennis, dicevo, non so se sei riuscito ad ascoltare il messaggio di prima. Anche tu giochi a Farming? Non ti chiedo quale Farming, perché magari me lo puoi dire stesso se giochi a Farming in generale. Questa mappa qui la portavo anche prima, da Farming 19. Forse. Forse lo compri anche tu, se ho ben capito. Ah, se stai da cellulare allora il T8 è un poco birbantello. Ogni tanto fa gli scherzetti il T8 qua, il correttore. Anche tu su Farming 22, ottimo. PC o console? Perché io ho iniziato da oggi. Sto cercando di. Ok, che molto probabilmente, insomma, inizierò una serie di domeniche dedicate a Farming, che poi lo faccio normalmente, ma con la partecipazione multiplayer dei follower del canale, degli abbonati, quindi molto probabilmente a momenti io sto ovviamente. Sono su server per console, quindi Wii Gippo, collega Gippen. Buongiorno carissimo Gippen. In questo momento con noi c'è l'amico Dennis Macchia, DFM 300 milioni qua. C'è anche Dennis, c'è l'amico Gippo che è un altro amico streamer, cioè streamer, lui partecipa alle live di un altro amico che si chiama La Zappa Storta, non so se lo conosci. E praticamente, anzi, mo faccio il suo al canale. Allora, facciamo il suo ovviamente a Gippo. Ma anche se lo facciamo alla Zappa Storta.
Ui, Maurizio Max, buongiorno. Azzo, scusami, non t'ho proprio visto. Buongiorno carissimo. Bravo, mi hai tolto. Maurizio Max è un altro Ecco, amico. quegli occhi mi spoglia. Spogliatoio. Grazie, ragazzi. Cosa avete fatto di bello in queste ore senza di me? Lo so che vi sono mancato. Scherzi a parte, comunque stavo dicendo all'amico Dennis che un po' come fa la zappa storta, ho iniziato a fare pure io. Ups, mo schiaccio pure sti piandini qua. Come fa la zappa storta, dicevo, qui su Farming, a giocare in multiplayer con i follower e gli abbonati del canale. Infatti stamattina stavo sperimentando il crossplay, quindi solitamente la mattina c'era un po' più di gente. Si vede che stamattina abbiamo fatto un po' più tardi e quindi un po' tutti quanti stavamo un po' più mezzi, siamo ancora un po' appapagnati nel letto. Comunque e niente, visto che comunque sono passato anche dal mitico Fanboost08 ieri nella sua live, allora ho pensato di dedicarmi la domenica il format del Caffè in Farm, dedicarlo al multiplayer. Ui, Fanboost, proprio di te, proprio. Guarda, proprio nemmeno, non so, 10 secondi fa ti ho nominato. Ho detto che praticamente stavo raccontando il fatto che sono venuto nella tua E partita. si ricordi bene che qui non siamo in America, qui siamo a Napoli, e come si dice, ca, nisciuno è fesso, ha capito? Questa è una dei sound alert che gli piacciono a Fairbus. Sì, ma poi, però io purtroppo stamattina nessuno ha fatto suonare i sound alert dei jingle dei canali degli amici. E direi che forse qualcuno potrebbe iniziare a fare un po' di, far suonare un po' di jingle qua, un po' di robe, cose fatte. Fanbus, quando guidi l'autobus ti ci fa chi confisciata un disate con sé fa perché tu sei Fanbus. Grazie Dennis, grazie per Maurizio, ma sei gentilmente, so che non chiamarmi scocciatore. Se vuoi far conoscere all'amico Dennis gli altri canali degli altri amici che magari io diciamo al momento non ricordo i link, se gentilmente fai ebbene sì, oggi c'è il grande Maurizio Max. Esatto, grande. Questi che vedi che ti sta mettendo Maurizio Max sono tanti altri streamer bravi, molto più bravi di me. Qua sono uno scarzone. Scherzi a parte, sono altri amici streamer. Magari se ti va di lasciare un follow, non costa nulla, ovviamente scambiatevi un follow o voi che lo ricevete.
fare. Devo girare qua sui binari. Max, se gentilmente puoi rallentare un attimino così. Riesce anche a seguire meglio. E speriamo che non arrivi il treno qua, altrimenti sono dolori. Maurizio, guarda, dopo se al limite metti anche i link direttamente come fai, così magari poi Dennis legge direttamente dai link qua. Che è successo? Mamma mia. Scappo, io fui. Prima che arriva il treno. Trenino, non va bene, trenino. Abbiamo quasi finito, ragazzi. Stamattina abbiamo completato due contratti qua. Non so quanti, dovrei aver incassato 7.000 euro più o meno. E so soldi, poi dopo vi porto a vedere quella sottospecie di farm, diciamo così. Diciamo l'angolino che per il momento mi sono ritagliato e vi faccio vedere un pochettino la situation comedy. Ovviamente il pollaio non può mancare, anche perché su questa mappa a quanto pare si guadagna bene con le uova. Non ho una stalla, quindi non posso dire se e come si guadagna con il latte. Comunque diciamo che per il momento ho improntato questa sottospecie di farm Wunderbar. Grazie Dennis, grazie veramente di cuore. Ovviamente non so se l'avete già fatto, mi raccomando, lasciate un bel follow anche all'amico Dennis. E così ci aiutiamo a vicenda. Ok. Partiamo in economia e poi vediamo se riusciamo a migliorare la situation aziendale qua. Mi sembra... Simo sta. Allora, abbassa con me, abbassa, ah no, alza, un po' più indietro, e lo sapevo, qui si ingastreva, eccolo qua, allora drizza, no. L'ha raddrizzato, ok, allora aggancio un attimo la trebbia. Gérate le coup. Voilà. E allora andiamo a scaricare questo rimorchio. Anzi, questo cassone, che è molto comodo perché ha la sponda è bassa, quindi con le trebbie che non hanno il tubo particolarmente alto è comoda. Mi è costato un pochettino di più rispetto al cassone quello standard, però ovviamente siccome in questo momento
sto utilizzando il profilo per il crossplay, quindi anche per console. Ecco la scelta di rimorchio, però se mi trovo bene, se mi troverò bene, ovviamente lo utilizzerò anche per il profilo, diciamo anche per PC. Però al momento mi sa che girerò molto molto su questo qua per console, così nessuno si sente esclusi qui. Lo sapevo, mamma mia. Vai, treno, treno, treno. Esci, 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 esci. Maurizio, sei tu che hai fatto il volo con il trattore quando è stato imbattato col treno? Vai, 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 non so chi me l'ha raccontato. Comunque anche a me all'inizio su questa mappa mi è capitato un sacco di volte che facevo dei voli incredibili con il trattore. Mettiamoci un po' più avanti, altrimenti questo porta là sotto. Oh, Capparoggero! E allora abbassa, ci allontaniamo. Allora inizia a portare il mezzo in farm, così vi faccio vedere quei due tre, quelle due tre Grazie, cose. grazie. E io per dimostrarti la mia riconoscenza ti darò 120 lire al mese, va bene? 120 lire al Sì. mese? Sempre. Alloggio, vitto, lavoro, impiegatura e stiratura. D'accordo. D'accordo. Esattamente. Allora, la cosa che ho fatto, ma faccio, non prestate attenzione a come è stata strutturata la farm, perché lo so, non è arte per me, quindi mi anticipo che magari non è proprio il massimo. Allora, ah, sì, sta qua. Allora, la direzione per il carico, se non ricordo male, è questa qui. Cioè si entra dall'altra parte. Vediamo un po', a meno che ho modificato l'ingresso. Ah, no. No, allora, sì, giusto. L'ingresso alla farm praticamente, ovviamente uno può anche girare da quest'altra parte, però c'è lo spazio per andare a scaricare, quindi uno passa attraverso qua. Ovviamente ho tolto l'hangar di default, ho messo questo qui con i pannelli solari. Ma lo metto così, poi man mano che aumentano i mezzi li metto nel verso opposto. Allora, poi vabbè, i macchinari, quindi rispetto alla mappa base ho tolto il silos, questo qui normale, ho messo questo silos qui che è multifrutta. Allora, qui pensilina con pannelli fotovoltaici, poi non poteva mancare ovviamente l'alveare con le vespe qua. Oh, stanno producendo pure il miele, ottimo. Abbiamo poi questi, mo ve li faccio vedere tutti quanti. Allora, abbiamo il silos multifruit che è disponibile per tutti, anche per console. Quindi questo profilo è per console, quindi tutto quello che vedete in questo momento è praticamente possibile fare il crossplay con il canale di Double Logistica. Quindi Silos Multifruit, questo qui da 198.000 euro. Poi ho messo produzione, no, animali, le api. Ok, le galline non l'ho messo. Ah, stanno qua, sì. Poi ho messo, sempre a risparmio, il pollaio. Questo qui da 6.000 euro. Che comunque per il prezzo iniziale si ammortizza, poi più avanti acquisterò questo qui da 79.000 euro. Quindi al momento ci abbiamo 60 galline. Poi una volta fatte le scorte che ci servono, mettere il pollaio questo grande. Poi ho messo ancora, aspetta, dov'è? Generatori, ho messo quindi il pannellino solare qua,
Questi non li ho messi. Però mi sa che manca qualcosa. Allora dovrebbe essere in silos, mi va. No. Container, ecco qua. Il bocchettone dell'acqua, questo qui. Tutto quello che state vedendo adesso va bene anche per console. Quindi bocchettone dell'acqua. Poi questo silos multifruit che mi è stato consigliato da la zappa storta è ottimo. Allora, rispetto ai prezzi normali si risparmia anche molto di più rispetto ai sacchi, quindi al momento vale la pena utilizzare questo silos multifruit, che è questo qui, e l'ho messo qua. Quindi silos multifruit, poi il bocchettone dell'acqua per caricare l'acqua nelle future serre e quando poi metterò il gallinaro grosso, quindi sta qua. Poi ho preso per quanto riguarda le attrezzature per la cura dei cambi, diciamo così. Al momento mi sono fermato a una reggiatura, a sta seminatrice ottima, consumo pochi semi, e poi questo che mi pare che si chiama, com'è che si chiama questo? Grazie, Willa Macho King, buongiorno, approfitta qua per il caffè, visto che non l'ho ancora offerto a nessuno. Ovviamente quando vuoi, visto che anche tu sei da console, puoi anche venire. Il caffè che spacca. Ecco, grande, senza volerlo. Quindi quando vuoi, la domenica mattina, potete anche entrare a farmi un po' di compagnia. E ovviamente, caro Dennis, se ti va, segui anche Macho King, scambiatevi il follow di pace. E insomma, e questa è l'attrezzatura. Poi ovviamente la trebbia che avete visto prima, che è questa qui, molto in economy. E allora adesso andiamo a completare il contratto. E allora, come sempre, io approfitto per ringraziare tutti quanti voi che mi siete passati a trovare in questa mattinata sperimentale del domenica di farming. E si ricordi bene che qui non siamo in America, qui siamo a Napoli, e come si dice, e quindi dicevo, ringrazio tutti quanti voi per essere passati a farmi compagnia. E questo non me lo prende qua. Essere passato a farmi compagnia durante questa diretta sperimentale dedicata al crossplay, quindi all'interazione con i follower e gli abbonati del canale. Diciamo che al momento è tutto in fase sperimentale, quindi l'appuntamento con Caffè in Farming in Farm per domenica prossima. Quindi io ringrazio tutti quanti voi ancora una volta che avete guardato questo video, questa diretta, voi che mi avete fatto compagnia, soprattutto a voi che appunto avete seguito questo video in replica qui su Twitch e naturalmente su YouTube. Questo video sarà disponibile su YouTube martedì alle 12 sul mio canale YouTube, e ovviamente grazie Fenbus. L'appuntamento, quindi, dicevo che è per domenica prossima, sempre alla solita ora, dalle 10 alle 12 qui su Farming 22, sempre su questa piccola mappa, sempre con il format naturalmente Caffè in Farm, che ovviamente il caffè mi sa che la prossima volta lo offre Macho King, scherza a parte. Grazie ancora a tutti, adesso mi faccio il solito giro
di ringraziamenti e saluti in lingua napoletana, inglese, francese e lingua napoletana, e poi vi lascio con il mio motto, ovvero un saluto benaugurante in lingua napoletana. E allora, ovviamente, se siete interessati ad acquistare questi giochi o altri giochi scontati fino al 70%, nella descrizione dei video, sia qui su Twitch che su YouTube, naturalmente trovate il link per acquistare i giochi scontati. And so, thank you so much everyone for making me a great company during this live streaming. I hope you enjoyed my live streaming. I want to say thank you so much if you are watching this video in rerun here on Twitch and YouTube as well. If you are interested to buy this game or other games multi-platform at low prices at minus 70%, you will find a few links in the video description here on Twitch and as well on YouTube. You will find as well my social media channels. So thank you so much. You can find this video on YouTube on Thursday. Thank you so much. If you are watching this video on rerun, please don't leave the direct. Oh, sorry. Okay. Thank you so much again. Thank you. Mi stavo confondendo sul fatto che oggi è domenica, quindi è l'ultimo video della settimana. E allora, merci beaucoup à tous. Merci encore pour m'avoir fait de la très bonne compagnie. J'espère que je vous ai fait de la très bonne compagnie à vous, que vous êtes en train de regarder cette vidéo en réplique sur mon canal Twitch et bien sûr sur mon canal YouTube. Notre rendez-vous avec Domenica Café in Farm Cosplay, c'est pour dimanche prochain, toujours à la même heure. Merci donc à vous que vous êtes en train de regarder cette vidéo en réplique, naturellement, sur Twitch et sur YouTube. Si vous êtes intéressé à acheter ce jeu, votre jeu à prix réduit, jusqu'à moins 70%, vous allez trouver dans la description du vidéo des liens sur le canal, le site internet où vous pouvez acheter le jeu, multiplateforme. Puis le lien pour suivre mes canaux social media que sont YouTube, Facebook, Instagram et naturellement Twitch. Merci encore à tous. Notre rendez-vous pour le début de semaine, c'est pour mardi avec Euro Truck Simulator 2 avec le Turbo Star Draft Garage. Merci beaucoup. Merci. Et alors, voyons. Io vi ringrazio assai assai. Vi ringrazio per la compagnia che mi ha fatto da questa domenica. Ringrazio a Fondaniele, Macio King 82, a Fennobus 08, a Maurizio Max, a Federico Ten, chi è passato in live, mannaggia miseria, comunque ringrazio a tutti quanti voi. Se pur non vi già nominato, facete come se avessi nominato, perché oggi veramente siete stati assai assai e mi avete fatto veramente consolare. E allora, voglio. Ovviamente, se siete interessati a Farming Simulator, ruote di yoga scontate fino a 70%, quindi voglio sparagnare una bella cosa lì sorda, nella descrizione dei video, sia che in coppa Twitch che in coppa YouTube, trovate 5 link che sono appunto un link al sito internet dove potete accattare Yoko scontato multipiattaforma, quindi non solo per computer ma per PlayStation, Xbox, eccetera eccetera. E poi trovate quattro link che sono i link per seguire il canale social mio, caso YouTube, Facebook, Instagram e naturalmente Twitch. Su video potete guardare anche coppa YouTube martedì a mezzogiorno. Per voi che state guardando questo video in replica, io vi ringrazio assai assai per
avevo guardato tutta la replica del canale. E quindi vi ringrazio ancora una volta. I was forgetting to say thank you so much if you are watching this rerun entirely. So thank you, so much. Merci beaucoup à vous que vous avez regardé cette réplique entièrement. Merci beaucoup. Grazie mille a tutti. Thank you so much. Grazie a tutti. E voglio. State buona. Ciao ciao.